Anche questo treno è andato dritto. Non è sceso nessuno, nessun altro attendeva di partire e il macchinista non ha neanche aperto le porte. La media dei passeggeri in questa stazione del centro Sardegna è di 5 persone al giorno, con punte massime di 10. Ma da mesi qui a Solarussa è aperto un grande cantiere, si lavora per realizzare un sottopassaggio e una moderna stazione. 3 milioni e mezzo di investimenti per un terminal fantasma, anzi 2, perché lo stesso progetto riguarda la stazione di Paolilatino a 30 km di distanza. A voi di certo i passeggeri non vi disturbano qua, eh? No, no. Ma quanti ne vedete ogni giorno? A giorni uno, giorni niente, giorni massimo 5. I treni molti vanno dritti, si fermano? Sì, sì, sì. E quando si fermano quante persone scendono? 2, 3. Massimo 5, non abbiamo mai visto nessun affollamento. Io penso che dovranno aggiungere altri treni, perché sennò non serve a niente quel lavoro che stanno facendo. Tanto non lo prende quasi nessuno il treno qua sulla Russa. È rimasta soltanto l'obliteratrice, in questa stazione non c'è neppure una biglietteria, neanche quella automatica, non c'è un bagno, neppure una sala d'attesa. Stanno facendo una stazione bellissima adesso. Ma si ferma solo un treno però. Io so che si ferma solo un treno. E quindi la gente non ci va ovviamente, non è comodo. Cosa ci va a fare? In Sardegna la rete ferroviaria è ancora quella dell'Ottocento e si viaggia a bordo di treni lenti o che si fermano di continuo. Quelli nuovi, i pendolini comprati dalla regione, non possono andare a tutta velocità perché i binari sono troppo vecchi. Nel frattempo si investono milioni di euro per ammodernare le stazioni dove non ci sono mai passeggeri. Qui per esempio siamo a Paolilatino, sempre in provincia di Oristano. Qui è da ore che non passano treni, questa è una stazione in aperta campagna dove è anche molto difficile arrivare a piedi. È un servizio di cui la gente qua non usufruisce perché non si fermano i treni più o meno. Esatto, praticamente sì, cioè sono pochi, lenti, per pochi che passano, cioè sono rari quelli che si fermano, in genere sono diretti. Voi vendete i biglietti per i treni? Sì. Li vendete voi? Quante persone le comprano i biglietti da voi? C'è qualche utenza? C'è, purtroppo non ci sono treni, quindi chi è che viaggia in treno? Pochissimi. Perché cosa l'hanno fatto? Per quattro pecore che passano lì, sottopassaggio per le pecore.